Commercio frenato dall'emergenza coronavirus e a pagarne le spese sono anche gli agenti di commercio. Il presidente dell'ATSC, Franco Damiani, ci spiega perché la categoria è stata penalizzata nel decreto rilancio. Anche qui siamo stati penalizzati dall'istituzione perché l'articolo 25, che prevede un intervento, un'indennità pari al 20% delle perdite provvigionali del mese di aprile, purtroppo la nostra categoria non ci rientra perché siamo iscritti a un ente previdenziale che è il secondo pilastro nostro. Questa è una stortura proprio dell'istituzione che noi come associazione ci stiamo adoperando già da ieri per cercare di fare un emendamento e per cambiare questo regolamento, perché è assurdo che tutte le partite IVA, i titolari di lavoratori autonomi possono usufruire di questo vantaggio a livello nazionale e gli agenti di commercio sono stati esclusi. Secondo l'associazione di categoria occorrono maggiori interventi anche da parte della Regione, a cui chiede risorse immediate. Già la Regione in questo momento per investimenti ha messo un bando per 5.000 euro a fondo perduto a fronte di acquisti di materiali per il lavoro, quindi computer, iPad eccetera, ma il problema in questo momento non è soltanto investire ma è avere una risorsa immediata. Durante il lockdown la maggior parte degli ordini alle aziende è stata bloccata, facendo perdere le provvigioni degli agenti di commercio, che però si sono adattati a lavorare per l'emergenza. In questo periodo di quarantena i nostri colleghi non è che sono stati lì fermi a casa a girarsi i pollici, quasi tutti diciamo hanno mantenuto la relazione con i clienti. Poi c'è anche una professione però che si è rinnovata, ci sono molti agenti di commercio che nello stesso tempo, avendo acquisito una relazione con il cliente, si sono rinnovati con nuovi prodotti. Faccio un esempio: ci sono agenti di commercio che erano nel settore abbigliamento, avendo una relazione con il cliente, sono riusciti a proporre e a concludere promozioni e affari con prodotti tipi di emergenza di protezione individuale, quale gel, quale colonnine, quale mascherina e così via.